PEGI 18. Nel tentativo di rinnovare la formula originale, venendo incontro a quelli che gli sviluppatori pensano siano i gusti dei giocatori moderni, Ghost Recon Future Soldiers perde la forte componente tattica che ha caratterizzato la serie, a favore di un gameplay piuttosto standardizzato, che passa dall'infiltrazione tattica notturna a base di visori ed infrarossi, per arrivare all'immancabile sequenza in elicottero nei panni dell'artigliere. Il problema è che il titolo Ubisoft non riesce nell'avvicinarsi alla qualità narrativa dei migliori titoli bellici in circolazione, da una parte per colpa di una recitazione legnosa e di un doppiaggio piuttosto problematico, dall'altra per una regia che raramente riesce a decollare e a pompare adrenalina nelle vene dei giocatori. Al di là dell'esperienza narrativamente poco esaltante garantita, tuttavia ci sono alcuni elementi che permettono a Future Soldiers di alzare la testa e di farsi notare. La caratteristica principale che ha sempre distinto la saga di Ghost Recon è quella del gioco di squadra. In Future Soldiers i programmatori hanno spinto l'acceleratore su questo elemento. Non vestendo più i panni del leader del gruppo, il giocatore si troverà spesso a seguire le indicazioni del proprio superiore, pur mantenendo una buona libertà di scelta sul fronte dell'approccio da seguire e dell'itinerario da percorrere. A prescindere dalla zona esplorata, l'ADA mostra sempre su schermo l'obiettivo da raggiungere, lasciando poco spazio all'esplorazione e alla ricerca sul campo. Questa mania di prendere a tutti i costi per mano il giocatore finisce però per raffreddare l'esperienza, limitando l'immedesimazione. Ed è un vero peccato, perché quando Future Soldier si comporta da Ghost Recon, costringendo a rallentare i ritmi per pensare ad una strategia con cui ottenere qualche risultato, la soddisfazione che si prova è davvero indimenticabile. Questi momenti coincidono con quelli in cui, per attraversare alcune sezioni dei livelli senza allertare i nemici, è necessario far collaborare l'intera squadra per eseguire gli spettacolari tiri sincronizzati. Tale dinamica permette, dopo aver individuato e segnato quattro bersagli, di far aprire il fuoco contemporaneamente a ogni membro del gruppo, in modo da abbattere le minacce silenziosamente e all'unisono. Questo è il vero Ghost Recon, ma sfortunatamente Future Soldiers fa davvero poco per incoraggiare il giocatore ad affrontare le missioni in maniera furtiva. Salvo rari casi, essere scoperti vuol dire semplicemente vedersi costretti ad affrontare uno scontrafuoco fuori programma. La punizione più grande per l'approccio run and gun è l'assegnazione di un numero di punti ghost a fine missione, e nient'altro. Le cose ovviamente cambiano radicalmente nel momento in cui la campagna si affronta in compagnia di più di un amico. Pianificare ogni singola mossa assieme ai propri compagni di squadra può essere davvero esaltante, mentre eventuali assalti a mitra spianato si possono rivelare comunque altrettanto divertenti, se accompagnati dai commenti senza senso dei commilitoni. Sembra infatti che gli sviluppatori abbiano dedicato grande attenzione alla componente online del titolo, dato che le diverse modalità, sia cooperative che competitive, denotano un buon livello di cura, a partire dalla modalità guerriglia, una sorta di orda in salsa Ghost Recon. Pur non aggiungendo nulla di nuovo alle rispettive controparti già viste in Gears, la guerriglia di Future Soldiers richiede di ripulire e conquistare la mappa prima di difenderla, dettaglio piacevole che permette di avere un assaggio dell'ottimo gameplay strategico di Ghost Recon, prima di vomitare tonnellate di piombo contro le ondate di invasori. Oltre a multiplayer cooperativo, Ghost Recon Future Soldiers offre anche una serie di modalità competitive davvero interessanti, che cercano di proporre una piacevole alternativa ai classici deathmatch a squadre, cattura la bandiera e via dicendo. Conflitto getta due squadre di massimo 6 giocatori all'interno di una delle 10 mappe disponibili, spingendole non solo ad accumulare il maggior numero possibile di uccisioni, ma incoraggiandole anche a portare a termine alcuni obiettivi, sparsi per le ambientazioni. La cosa interessante è che questi obiettivi non solo garantiscono punti utili a portare a casa la vittoria finale, ma offrono anche una serie di vantaggi tattici non indifferenti. La modalità sabotaggio, invece, spinge le due squadre in campo a combattere per assicurarsi il possesso di una bomba inizialmente abbandonata al centro della mappa, per poi andarla a piazzare nella base avversaria, vincendo il match. La terza modalità è esca, nella quale è necessario scoprire quale dei tre obiettivi all'interno della mappa sia quello reale, completandolo per aggiudicarsi la vittoria. L'ultima variante multiplayer è quella chiamata assedio, una sorta di versione competitiva della modalità guerriglia, dove non esistono rientri e dove una squadra deve difendere una posizione dagli assalti dell'altra. Le idee che il team di sviluppo ha messo in pratica con il multiplayer di Future Soldiers sono originali e interessanti, ma sfortunatamente non sono supportate da una realizzazione e da un bilanciamento adeguati. Il sistema di crescita dei personaggi è piuttosto basilare, visto che richiede semplicemente di accumulare punti per salire di livello e sbloccare nuovi oggetti con cui personalizzare il proprio soldato.
A questo si vanno ad aggiungere alcuni problemi riscontrabili direttamente sul campo di battaglia, come la gestione discutibile dei respawn, le collisioni approssimative, il design poco convincente di alcune mappe e soprattutto lo scarso bilanciamento delle armi. Dispiace che dopo una lunga fase di beta gli sviluppatori non siano ancora riusciti a perfezionare questi aspetti, e speriamo che aggiustino in fretta la mira con future patch ed espansioni. Alla luce dei fatti, Ghost Recon Future Soldiers è profondamente influenzato dall'evoluzione recente dei giochi di guerra, dei quali segue fedelmente gli schemi narrativi. Le idee interessanti inserite dai programmatori all'interno del corposo multiplayer vengono in parte ridimensionate da alcuni problemi tecnici, ma nonostante tutto, l'esperienza finale risulta sufficientemente divertente da far passare qualche ora piacevole in compagnia degli amici.